Un altro importante tassello va a comporre il mosaico della mobilità cittadina. È stata aperta oggi la nuova fermata Toledo della linea 1 della metropolitana, sulla tratta Dante Università, sulla quale saranno effettuate 127 corse giornaliere con una frequenza di 15 minuti ed un tempo di percorrenza complessivo di 5 minuti. L'orario di apertura resta invariato, la prima corsa infatti parte alle 6.40 e l'ultima alle 22.25. Oggi è una data importante, anche se non dobbiamo dimenticare che il vero punto di svolta sarà quando arriveremo a Garibaldi, perché a quel punto qui a Piazza Dante non si dovrà più scambiare e gli utenti resteranno direttamente sul treno. L'amministrazione di Napoli sta facendo tutti gli sforzi possibili per andare in quella direzione, ma senza il concerto della regione e del governo, peraltro è un grido d'allarme che viene da tutte le città italiane, non solo quelle del sud, naturalmente apriremo nuove stazioni ma non saremo in grado di dare servizi adeguati, quindi l'occasione di oggi è un'occasione di festa ma per noi è anche un'occasione di impegno e di battaglia soprattutto verso il governo e verso la regione perché ci sia una prospettiva di aumento dei servizi, vale per gli autobus e vale anche per i treni. Ed il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha ricordato l'importanza del lavoro in sinergia fra le istituzioni, che ha permesso di compiere un altro passo avanti e di poter prevedere già i prossimi. Il Comune, mi auguro la Regione, ma ne sono certo, e Metropolitana faranno ogni cosa affinché anche gli altri tratti potranno andare avanti e quindi si potrà mantenere il livello occupazionale che la città, la provincia, tutti i lavoratori e le lavoratrici che vengono anche non da Napoli potranno continuare a lavorare. È molto bello vedere che noi riusciamo a finire pezzi di metropolitana, aprire altri cantieri, perché io desidero che nei prossimi anni noi potremo fare il giro del mondo dicendo che abbiamo una delle più belle metropolitane del mondo. E questo si sposa anche con il progetto di città che noi personalmente abbiamo in mente, una città dove si va in metropolitana, si usa il trasporto pubblico, si va a piedi, si va in bicicletta, e questo è un messaggio importante, questa stazione è bellissima. Noi stiamo dimostrando che con una grande forza di volontà, superando ogni sacrificio, si possono raggiungere anche dei risultati che in un momento di crisi sembrano impensabili.